Ciao ragazze, eccoci qua con un altro video, e questa volta sono da sola. Sfortunatamente ci abbiamo messo troppo tempo per registrare il video haul di Shein, quindi se non avete visto i vestiti indossati andate a vederli con il supporto appunto di mia mamma che dice il suo giudizio, ok? Vota un po' gli outfit. Ho fatto un sacco di acquisti. Ho fatto un po' di acquisti sul sito di Chiavi, ho fatto la prenotazione. Non so se chi mi segue da tanti anni sa che compro spesso da Chiavi, a me è sempre piaciuto e mi piace il fatto di poter fare questa prenotazione, ovvero che praticamente tu ordini le cose, te le fai arrivare in negozio e poi vai lì a sceglierti le cose come se fosse un ordine e vedi quello che acquistare e quello che non acquistare, però lo vedi direttamente dal sito, no? Con calma, senza dover andare in negozio, e quindi mi piace, mi invoglia di più andare a comprare le cose sul Chiavi per questo motivo. Non è una sponsorizzazione, ho acquistato io le cose da Chiavi eccetera eccetera, so che Chiavi sta collaborando con qualche influencer, però non è questo il caso, ho comprato io e sono una cliente Chiavi da un sacco di tempo. Volevo farvi vedere i vestiti indossati, ma sto crepando dal caldo e ho veramente pochissimo tempo, quindi per questa volta ve li faccio vedere così. Non sono vestiti particolarissimi, quindi in realtà, cioè nel senso, si riescono a capire anche bene. Poi vi dico, questa cosa della prenotazione potete ordinarveli, farveli arrivare appunto in negozio e andarli a provare, quindi non c'è problema, intanto vi fate un'idea. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. A differenza dell'altra volta ho preso sia roba estiva che roba invernale, perché come vi dicevo io acquisto più che altro per mettermelo appunto quest'inverno. Una cosa che ho preso, che è mix tra estiva e primaverile, è questo giubbottino che lo vedete tutto stropicciato, perché non perché io l'abbia messo male, che anche quello è vero, ma perché l'ho usato l'altro giorno, sono andata in moto e al ritorno ho preso talmente tanta pioggia che per farla asciugare tutto quanto mi si è stropicciato, quindi lo vedete proprio in maniera brutta 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 brutta, però per farvi capire che il colore è fantastico, questo lilla bellissimo, è il reparto bambina, io ho preso la taglia S, ho tenuto il cartellino per farvelo vedere, vi dico anche il codice che è 545273, costa 20 euro in realtà in negozio, ma se voi la prendete online lo pagate 6 euro, questa colorazione qua. C'è anche in bianco, che però non ho preso perché ho scelto il lilla alla fine, costava 12 euro. In negozio appunto ve lo pagate 20 euro, quindi attenzione anche a questa cosa dell'online e prenotazione, perché in negozio poi quando voi andate, anche se il negozio costa di più, vi fanno pagare quello che avete pagato di meno. E quindi niente, reparto bambine, taglia disponibile dalla XXS alla M, quindi c'è anche leggermente più grande, però veste una SM. Quindi diciamo che la loro M è proprio una bella M, cioè come se fosse una taglia adulta. Via, a lavare. Rimanere nel tema lilla, l'ho provato adesso per farvi il video indossato, poi ho detto no, non ce la faccio, stavo morendo, ho poco tempo e ho tolto il cartellino. Mi pare che questo sia esatto la collezione appunto donna dalla 30, boh, non so cosa, la 52 mi pare. Quindi questa è la taglia 38 italiana, quindi 34, fate attenzione. Costava 15 euro, l'avevano messa a 10 euro in sconto, ma io l'ho pagata soltanto con i saldi e la prenotazione 4 euro ed è questo vestitino qui. Un vestitino semplicissimo, vedete, ha questo scollo che non è per nulla volgare, che ha un po' di riempimento dove c'è il seno, manichine così, che io voglio togliere l'elastico perché a me danno fastidio gli elastici qui, in questa posizione delle braccia, sono fastidiosi. E poi scende giù a vestitino, un vestitino molto molto semplice, fresco, super carino. E vi dicevo, il prezzo soltanto di 4 euro. Ce n'erano tre colorazioni, l'altra l'ho presa, che è questa qua, blu, con i pua bianchi, fatta in questo modo. Anche questo da 15 euro, 10 euro e poi pagato 4 euro, ok. Ed è fatto uguale, fatto appunto, si stringe leggermente in vita ed è a vestitino. Semplicissimo, anche qua l'elastico sulle braccia che non mi fa impazzire.
E c'era anche un verde Tiffany, e infatti mia sorella ha preso quello perché, tanto tolgo i cartellini, ha preso quello lì, ma non sono ancora andata a ritirargli il pacco, quindi non riesco a farvelo vedere, però lei l'ha preso. Continuo sulla scia delle cose estive. Questo toppettino qua, che è una taglia S, è molto bello perché ha queste bretelle super fine, mi piacciono tantissimo, mi piace veramente come sono fini. È leggermente più lungo dei soliti top, infatti copre benissimo tutto, cioè nel senso, se avete un pantalone arriva al pantalone, non è tanto crop, perché questa parte è molto bassa. È fatto a costine ed è super morbido. L'ho pagato. L'ho pagato 3 euro. Non mi ricordo quanto costasse prima. Credo sia questo il cartellino. Mi pare costasse 15 euro, ma mi sembra un po' too much. Poi ho preso questo pantaloncino che sembra tipo una gonna perché è molto largo. Super super carino. Mi pare reparto bambini. Costava 15 euro. No, reparto adulti, scusate. Ho preso la 36 che è la 40. Costava 15 euro e io l'ho pagato 4 euro. Molto 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 carino. Ha questi bottoncini qua davanti, fatti così. E poi niente, un pantaloncino semplicissimo. Vi faccio vedere anche il dietro. Però essendo così completamente largo, sembra proprio una gonnellina. Però è il classico pantaloncino un po' da spiaggia, l'ho preso veramente così da mettere con un toppettino e andare in spiaggia. E poi ho preso questo top qui, che a differenza dell'altro, questo è molto più corto, quindi molto più crop. È fatto così. C'ha la scritta con su scritto Not for you, è lilla. Quest'anno, boh, vabbè, questo lilla va di moda. Super morbido anche questo, costava 6 euro. Esatto, costava 6 euro e credo che sia questo qua reparto bambini, perché allora anche l'altro era reparto bambini. Ho preso appunto una S e ci sono sempre dalla XS alla M come taglia. E questa canottierina qui l'ho pagata appunto 4 euro. Adesso inizia a farsi un po' sulle cose autunno barra inverno. Ho preso questa camicetta che non vedo l'ora di mettere, che in realtà metterei anche benissimo in estate, conoscendomi. È una maglietta camicetta, mi piace moltissimo la fantasia. Il costo iniziale era di 12 euro, adesso vi dico quanto costa. Il reparto è sempre il reparto bambina, andate a guardare il reparto bambina perché veramente. Allora, vi faccio vedere, è fatta così. E non so se riuscite a vedere, qua ci sono queste balze un po' sul lato. La manica è lunga ma è morbida con sotto l'elastico che invece sotto mi piace. E mi piace anche il fatto che sia accollata. Non so se riuscite a vedere. È una magliettina super morbida, super accollata e sta bene perché non è né troppo corta né troppo lunga. Sta bene con un jeans o con magari una gonnellina o qualsiasi cosa che non va troppo, nel senso non fa tanto tessuto appunto da inserire nella maglietta o nel jeans, ma non è neanche troppo corta di avere lo stomaco di fuori. Veramente veramente carina. Appunto, vi dicevo, costava 12 euro, io l'ho pagata soltanto 4 euro. Non vi ho detto una cosa, ma in realtà me ne sono accorta soltanto dopo e quindi non so bene come funzioni, ma c'è una promozione che se prendi tre capi, due le paghi, il terzo non lo paghi dei saldi. Quindi le cose che erano con un cartellino, ma che ovviamente io non sapevo perché non le ho prese appunto in negozio, ma le ho prese con le prenotazioni, sono passate ancora meno. Ad esempio, questa magliettina qui, anziché pagarla 4 euro, l'ho pagata 4 euro meno 1,76 euro, che non ho capito perché 1,76 euro. Come anche altre cose, tutte le cose che costavano 4 euro mi sono costate meno 1,76 euro, come i bermude e i pantaloncini erano 4 euro meno 1,76 euro, quindi li ho pagati veramente pochissimo. Sempre per addentrarci verso la stagione, quella un po' più fredda, ho preso un vestitino perché a quelli che avevo io mi vanno un po' grandi e quindi ho deciso di prendere questi qua fatti un po' più pesantucci, no? Molto più carini. È semplicissimo, infatti questo anche a prezzo normale non costava tanto, costava 12 euro. È un semplice vestito così morbido.
così che scende e io già ce l'avevo appunto di chiavi, ma in taglie sbagliate, quindi non mi andavano. E questo l'ho pagato, e questo ho preso una taglia stavolta XS ed è super 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 morbido. L'ho pagato anche qua una cavolata, se ve lo dico. Ragazzi, l'ho pagato 4 euro meno quell'euro 76. Cioè, veramente. E l'ho preso anche in grigio, che secondo me il grigio è la fantasia migliore d'inverno, mi sa proprio di inverno, di caldo. Anche quel pannino, mi sono i colori che mi piacciono di più. E niente, è uguale. Un vestitino veramente semplice, di quelli che voi mettete, è leggermente attillato in vita, non è né lungo né corto, lo potete mettere con le calze, magari con qualche fantasia, perché sono vestiti semplici. E anche questo è un XS. Costo con i saldi 4 euro, con la promozione meno 1,76 euro. Ho preso anche una magliettina super super semplice, leggermente crop, carinissima secondo me, con un jeans o comunque con un pantalone da tuta, classico infatti colore un po' da tuta. Reparto bambini, perché taglia 14 anni, o questa volta ho preso la XS, perché veste leggermente più morbida. Mi piace la particolarità dell'avere tipo una specie di spallina e poi che esca fuori tipo le maniche, come se fossero, vedi, due magliette diverse. Molto molto carina. Questa costava 10 euro, l'ho pagata 3 euro meno 1,32 euro. Altra magliettina molto semplice è questa qui, che ha le spalline imbottite, ed è una cosa che mi ha convinto, perché vedete, ha questo effetto poi sulla spalla molto molto bella. Mi piace questo colore, perché mi piacciono questi colori, forse lo vedete ancora più caldo dal video. Questa è una taglia XS, questo però è reparto adulti, diciamo, costava 12 euro, salto il cartellino, ed è una maglietta normalissima, cioè nel senso lunga, normale, 4 euro meno 1,76 euro. Ok, sempre reparto adulti, ho preso questo vestitino che mi piace tantissimo, penso sia il vestitino più bello. Ha questo gioco di manica che sbuca fuori da un'altra maglietta, ma con le spalline imbottite. È super morbido anche questo, mi piace perché ha anche una cinturina in vita. Ha anche questa bellissima cinturina in vita che stringe, vedete? Sempre altezza vestitino semplice. Questa è una taglia S, reparto bimba, non reparto adulto. Da 17 euro a 7 euro meno 3,08 euro, quant'è che era? Non mi ricordo più. Super 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 carino, veramente consigliato. Cioè, se volete, questa è l'età, è 16 anni, però veramente sono taglie per noi ragazze normali, magari non troppo alte. Il problema principale non è quanto sei magra, ma quanto sei alta. Siamo quasi arrivata alla fine e ho preso un altro vestitino, un altro che ha questa cosa, mi piace, non so perché, mi sono fissata questa cosa, spallina imbottita, effetto manica, vedete, che sbuca da un'altra cosa, non so se rendo l'idea, vi giuro, addosso è molto più carina, cioè vedetelo, è tipo questo effetto così, come se fosse uno smanicato, però che escono le maniche. Questo è una specie di vestitino tuta, perché sono quei vestitini che in realtà sono molto molto scialli, molto morbidi, perché sono con questo tessuto che è felpato, il classico vestito tuta. E costava 15 euro, è sempre reparto bambini, costava 15 euro e io l'ho pagato sempre 4 euro meno 1,76 euro, cioè veramente. Comunque è un semplice vestitino nero, voglio togliere questi cartellini, mi rimangono sempre sti cosini attaccati. E sempre nella taglia S, molto 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 carino, semplice. Ultimo acquisto, non potevo non comprare cappotti, ma è più forte di me. Ho preso questo cappotto bordeaux bellissimo, reparto adulti. Ho preso la 38, perché se metto anche un maglione sennò mi è troppo troppo stretto. Mi piace tanto, è lungo fino a qui, non so se riuscite a vedere, sì, fatto così,
molto molto carino, mi piace, non ce l'avevo bordeaux, è un cappotto semplicissimo, nulla di particolare. Per fare queste riprese sto facendo tipo la sauna, intanto sta passando un elicottero fuori e quindi sto con questo cappotto così. Sì, ma continuiamo, tanto solo un cappotto addosso. Adesso vi dico quanto ho pagato questo cappotto e voglio vedere quanti di voi ci crederanno, perché l'ho pagato veramente pochissimo. Allora, prezzo del cappotto Chiavi, semplicissimo, un cappotto normalissimo, 40 euro. E ci sta. Questo non l'ho preso tramite la prenotazione, questo l'ho trovato in negozio, sono andata di sfuggita. Prezzo, sconti Chiavi, quindi con il periodo dei saldi, 12 euro. Questa cosa del paghi uno, prendi due, eccetera, io l'avevo comprata a 12 euro. Sono tornata a casa, ragazzi, e pagando questo cappotto da 12 euro meno 5,28 euro. Cioè, ho pagato questo cappotto 6 euro. Che fantastica notizia! Allora, alla fine, cioè, con questa cosa del prendi uno, paghi l'altro, non ho capito. Ho pagato 49 euro con tutto questo shopping, perché alla fine è 49 euro. E ho risparmiato 22 euro dalla mia prenotazione proprio per questa cosa qui. Prendi uno, paghi due, 10, te le regaliamo noi. Quindi ragazzi, veramente andate a fare un acquisto da Chiavi. Se vi servono quelle due cose, ma anche per i vostri bambini, sappiate che c'è questa promozione. Io domani penso di ritornare con mia mamma, perché devo andare a prendere appunto il pacco di mia sorella. E mia mamma si è fatta anche lei una prenotazione, prendendo due cosine per lei, due cosine per il mio babbo. Proprio due cosine in croce. C'è il reparto bambina che deve essere sfruttato dalle ragazze un po' bassine, perché hanno tante sfortune e devono essere agevolate con il reparto bambini, che costa molto meno e ha delle cose molto carine. E quindi io vi consiglio appunto, mi avete rotto, però io voglio fare gli stesso video, che cavolo, tutti mo. Quindi io vi consiglio di andare a fare un piccolo giretto e provare a vedere sul sito se c'è qualcosa e farvelo arrivare in negozio con la prenotazione, che tipo penso che sia la cosa migliore in assoluto. Io vi mando un grosso soprattutto per questo periodo qua con il Covid, così non dovete stare in giro, andate direttamente in camerino e vi provate le cose che avete ordinato. Io vi mando un grosso bacio. Vado a lavare tutta questa roba, che finalmente posso lavarla, e corro via, cioè vado a lavarla, no, adesso metto a lavare la roba e corro via perché ho un impegno, e ci vediamo con il prossimo video.